Bene. Il terzo ospite di stasera è un cantante che per tutta la vita ha fatto strage di cuori. Le donne lo trovano irresistibile, gli uomini lo trovano sull'elenco telefonico. È con noi Franco Califano. Grazie Franco di essere qui con noi questa sera. Io volevo ringraziarti di cuore. Franco Califano ha appena scritto un libro interessantissimo intitolato Il cuore nel sesso. Inquadrato in questo momento Il cuore nel sesso, è libro sull'erotismo, il corteggiamento e l'amore, scritto da uno pratico, e devo dire è un libro molto simpatico. Non si può non provare simpatia, credo, per un libro e per un autore che comincia il suo libro con questa frase. Sapete perché ho scritto un libro sul sesso? Perché me l'hanno chiesto e hanno fatto bene. È favoloso. Questo libro è un manuale pratico che trabocca di esperienza. La dolce vita. Tu sei stato uno dei grandi playboy della dolce vita qua a Roma. Com'era la dolce vita? Beh, era un tempo irripetibile, secondo me. Inutile raccontarlo, l'hanno raccontato nei film, l'hanno raccontato dei personaggi prima di me in televisione tante volte. Ma era un periodo che dire, insomma. Tu parli del sacrificio. Si andava a Via Veneto, si trovava Marlon Brando a prendere il caffè. Era una cosa incredibile. Tu parli del sacrificio dei playboy e dei buffi. Era così importante questa cosa? Beh, la facciata era molto importante una volta, esatto. Per cui i buffi erano i debiti, insomma, rubano tanto. Che noi facevamo quando dovevamo comprare delle belle macchine. Uh-huh. Allora la facciata era appunto una bella macchina ti dava garanzia, insomma, di acchiappare, come si dice. E facevamo i debiti, nel senso che firmavamo cambiali, sapendo che dopo 3 o 4 mesi veniva l'ufficiale giudiziario regolarmente a riprendersi quello. Ci vuole coraggio. Ci vuole molto coraggio a vivere così, ma allora aveva un ruolo il playboy. Oggi non l'ho più, insomma, oggi ho preso un po' decaduto e crepuscolare. Oh, nel libro c'è il capitolo seguente, come sedurre le donne degli altri. Questa è una cosa molto interessante. Perché il playboy è sempre pronto all'acchiappo, giusto? Deve essere. Per oh, mamma mia. Se no non può essere. Quindi io dovrei temere per la mia fidanzata? Non lo so, ma i tempi sono cambiati. Ah, però potresti temere anche. E niente, si può... possono conquistare le donne degli altri, però non devono essere altri che conosci, non devono essere amici. Non si deve conquistare la donna dell'amico? No. Però tu nel libro dici quasi mai. Perché quasi? Qualche volta si può farlo? Perché qualcuno che ritiene che sia amico non è amico. Allora tu gli acchiappi la donna come prima regola, insomma. Ah. E lo castighi. Aia, aia, aia. Qui c'è dall'incontro, certo. Da come si fa all'incontro fino a come si fa. Come si fa l'incontro? Tu metti, sei invitato a cena, ti trovi a cena con amici e con questa donna che tu vuoi acchiappare. La prima regola non ti ci devi mettere di fronte e non di lato. Di fronte devi metterci. Perché se te la metti di lato la guardano gli altri. Invece la metti di fronte, la punti tu e la controlli tu, capito? E poi il piedino, insomma, queste piccole cose. No, nei dettagli, ok? Il piede lo devi accostare, parlo sempre di allora, certo. Lo devi accostare al piede della donna, se c'è feeling naturalmente, certo. Se lei si muove tu chiedi scusa, se lei invece rimane, nasce, certo. Nasce. Allora tu spingi, lei spinge, insomma, e il piede rimane attaccato praticamente. Non si sale col piede? No, d'estate magari può succedere, d'estate però non è al primo incontro. Ecco, ho capito. Il primo incontro è sempre proibito. Dopodiché... A me è capitato in passato, amore, qualche volta di trovare un feeling con una ragazza, eccetera. Dopodiché io le dicevo, ci scambiamo i numeri di telefono, lei si prendeva il mio e non mi dava il suo. Come si fa in questi casi? È finita, no, come si fa in questi casi? Già sei andato in bianco. Esatto, quindi. Esatto. Perché quando la donna ti chiede il numero vuol dire che non ti chiama mai. Esatto. Allora tu devi essere furbo e devi dire, ma una donna importante come te... Non può che telefonare per prima. Oh, hai capito? Vabbè. Bello. Chapeau. È meraviglioso. Questo è meraviglioso. È meraviglioso.
La donna degli altri apre un paragrafo interessantissimo, perché oltre alla donna degli altri ci sono casi particolari, cioè la migliore amica. La migliore amica è la cosa più facile. Cosa più facilmente conquistabile. Perché? È perché la migliore amica è sempre quella che è amica fino a un certo punto. Sì. Perché dice, perché lei sì e io no? Vuole sentirsi sempre alla pari. Cioè, perlomeno a me è capitato nella vita di andare con donne e nello stesso tempo frequentare poi l'amica di nascosto, certo. E la sorella anche. La sorella? Perché anche la sorella è... Oh, c'è mamma mia! C'è sempre... C'è sempre una forma di gelosia inconscia. Sto prendendo appunti perché è formidabile. Quella da consolare. Quella da consolare è quella proprio. No. Perché la donna quando si vuol far consolare si sceglie il soggetto. Sì. Non è che va a piangere nelle braccia di uno che non conta. Certo. Va a piangere nelle braccia di uno che ha sempre sognato. Certo. Allora con la scusa che gli piange addosso, si butta addosso. Capitolo scabroso. La donna incinta. La donna incinta è la donna più bella, la figura più bella, cioè la donna mai è bella come quando è incinta. Sono d'accordo. Peccato che dopo torna ad essere come prima. Okay, è una iperdonna, è una superdonna. La donna incinta è bellissima e eroticamente anche. Eroticamente. Perché è piena zeppa di ormoni, cioè fino qui proprio. Quindi... Gli esce fuori la voglia di vivere sessualmente, certo. da tutte le parti. Meraviglioso. La suocera? La suocera, anche molte suocere sono invidiose delle proprie figlie. A te è capitato la suocera? Sì. a me è capitato tutto. Beh, stupendo, infatti, devo dire che sì. Si avverte questa cosa. E quella famosa attrice francese che hai sedotto con una tecnica particolare? Dominique Moschero. Chi era? Dominique Moschero, tu non te la puoi ricordare. Non la so. Troppo ragazzi. Faceva è stata film. Una grandissima attrice. Uh-huh. Una grande, qui in Italia faceva 20 film l'anno, insomma. Era una donna, insomma... Bellissima, importante. Stupenda. E com'è successo? Com'è andata? Cioè, mi hanno invitato a una festa, c'è Dominique Moschero, impazzivo per lei. Certo. Però proprio perché c'era Dominique Moschero, io dovevo arrivare tardi, no? Non posso arrivare come gli altri, no? È giusto. Devo arrivare dopo di lei. Certo. E a chi ho organizzato la festa ho detto, tienimi il posto di fronte. Tu pianifichi questa cosa, poi telefoni, certo. È meraviglioso. Il posto di fronte, però poi non l'ho snobbato, tutti i fiori. Io parlavo con altri, stando di fronte. Poi quando niente uscito... piedino però lì. No, sono guai. Era rischioso. No, sì, certo. E lei, perché a lei glielo fanno tutti, mi dire. Ah. Invece quando siamo usciti, dove andiamo, dove non andiamo, io prendiamo la macchina, io non avevo macchina. Ero arrivato volutamente col taxi. Allora chi c'è un posto vicino a me? Lei dice, ma c'è un posto vicino a me? Io, vabbè. Mi sono accomodato, però senza fare... Quando siamo scesi, domani andiamo al mare, sì, andiamo al mare. Io, ciao, ci vediamo domani, me ne sono andato. Ho rischiato lì. Certo, perché potevo... E lei mi ha suonato, infatti mi ha chiamato. Ah, dice, ma come andiamo al mare se non sai neanche il mio numero? Eccola. E vedi? Certo. La cosa, il messaggio... Lì rischi di perdere. Però è un azzardo, però... Sì. Rischi. Certo, però... Se lei non però ti chiama... Però la posta vale la pena. Certamente. Certo. E il messaggio, uno dei messaggi più belli, ce ne sono tanti, uno dei messaggi più belli che ho trovato è questo: lo scopo di un incontro è soddisfare la donna. Questo sempre. È importantissimo. Questo guarda, è importantissimo. L'altruismo. Cioè, vedi l'applauso che grida. Certo. Io ricevo molte lettere. Le donne, certo. Io ricevo molte lettere, molte telefonate, molte email da donne insoddisfatte. Noi uomini siamo poca roba. Gli altri sono poca roba. No, vabbè, diciamo tutti, perché noi uomini siamo insufficienti. Sì. Cioè la donna è uscita fuori, no? Esplosa in tutta la sua... Certo. In tutta esuberanza, suo... certo. E una donna in un rapporto alla pari con l'uomo c'ha 6 marce in più. Certo. Ma tra le donne... È vero, è verissimo. C'ha delle potenze incredibili. La donna. E noi non riusciamo a stare a passo con le donne, insomma. Anche la donna fa molta meno fatica di noi. E quindi per soddisfare una donna bisogna proprio applicarsi forte. Certo. E l'orgasmo dell'uomo deve essere il piacere della donna, certo. Per primo. Ma se no quindi basta una volta, no? Però la donna deve stare benissimo. Ecco. Basta una volta tua, ma possono esserci... quattro... Grazie, quella, grazie. Sono una missione insieme, grazie.
quando vai a sentire ridere così mi fa immenso piacere, perché tu sei troppo simpatico e becchi sempre tutto. Ti ringrazio molto. Vorrei fare una trasmissione a te. Ti ringrazio molto. Nell'Odissea di Omero ci sono tre figure femminili che da sempre hanno popolato l'immaginario erotico dell'uomo, e cioè Circe, Penelope e Calipso, vale a dire l'appetito sessuale, Circe, sì, l'affetto della moglie, Penelope, sì, e la perdizione, cioè Calipso. Quale di queste donne ha sempre attratto Franco Califano, se c'è una in particolare? Ma diciamo che per fare una donna completa ce ne vogliono quattro, quindi ne manca sempre una. Ne manca una. Okay. Così come per fare contenta la donna ci vorrebbe il meglio di 5-6 uomini. Quindi diciamo, dove c'è erotismo, dove c'è sesso, e anche perdizione, se vogliamo. Cioè, l'affetto della moglie è un po' duballe. Così. L'applauso degli uomini, questo. Sì, l'applauso degli uomini. L'applauso degli uomini. Nella tua vita piena di soddisfazioni, ovviamente. Sì. E cosa hai imparato delle donne che le donne non sanno di loro stesse? No, le donne sanno tutto. Le donne sanno tutto. Sanno tutto anche di noi. Quando di loro stesse è cose che non sanno. Loro si conoscono molto bene. Loro quello che non sanno, le donne forse, è che devono smetterla un pochino di piacere a se stesse. E capito? Per esempio, la donna è fissata con la cellulite, no? Sì. E non sa la donna che all'uomo la cellulite non dà fastidio. È giusto, è vero, è vero. Io non ho mai sentito un uomo lasciare la propria donna perché c'è la cellulite. Mai. Io devo dire che io preferisco sempre 4 kg in più a mezzetto in meno. Sono d'accordo. È chiaro. Grazie. È chiaro che nei 4 kg in più ci sono tracce di cellulite, però io devo dire, quando una donna accavalla le gambe, un attimo di cellulite mi fa pure libidine. Oh. E invece la donna le fa una malattia, vedi? Esatto. La donna le fa una malattia, questo non glielo perdono. Un'ultima domanda, per allacciarsi a un discorso che mi ha fatto prima, che hai sentito con Don Gianni, eccetera, mi incuriosisce questo. Tu credi all'inferno, per caso? No, io non credo, perché se uno crede in Dio non può credere all'inferno, perché Dio non può vendicarsi. È quello che dico anch'io. Oh, allora, se io mi faccio una bella vita da peccatore, poi alla fine vado in paradiso e dico, adesso fammi entrare, perché tu mi hai insegnato a perdonare, quindi devi essere... È il suo mestiere, no? Lo farà, è certo. Quindi non posso credere all'inferno. Cioè, non posso credere a un Dio vendicativo. Lui è l'inferno. Il purgatorio può essere una cosa di... con la mazzetta ti fai 2 mesi di purgatorio, ma... Franco, è stato un piacere parlare con te. Sarei qui per una serata intera. Dai, figurati, che lo dici. Grazie. Aspetta, Franco Califano. Io ti voglio... Ah, sì? Sì, perché? Perché, aspetta. Perché mi dicevi, tu siccome c'è questa cosa di Snoopy... Ho sentito prima, tu mi hai detto che c'era una cosa... Esatto, sì, c'è questa cosa di Snoopy, dobbiamo fare una sottoscrizione, quindi hai qualcosa per me, per la sottoscrizione? Sì, certo. Ah, grazie, beh, è eccezionale. Grazie, delle mutandine, grazie. E di chi sono queste mutandine? Della tua fidanzata. No, Franco Califano. This is a man's world. Ok. Per questa sera è tutto. Io ho un po' da fare per lo show della prossima settimana, ma voi andate pure dove vi pare, ok? Ciao. Franco, scusa, volevo dirti una cosa, a me non piace che tu ronzi attorno alla mia ragazza, capito? Non mi piace né la ragazza né la seconda.